È stato firmato il protocollo d'intesa per l'accesso radiofonico e televisivo tra Corecom e Rai Piemonte. Il 12 gennaio il presidente del comitato Bruno Geraci e il direttore del centro di produzione Rai di Torino Pietro Grignani hanno infatti sottoscritto il documento che sarà il modello al quale si conformeranno tutte le regioni d'Italia. Gruppi, enti, associazioni potranno quindi produrre, anche con l'aiuto gratuito della Rai, trasmissioni di 5 minuti, poi trasmesse sulle frequenze piemontesi. Erano presenti anche il presidente del Consiglio Mauro Laus e il sindaco di Torino, presidente ANCI Piero Fassino. La firma di questo protocollo d'intesa è fondamentale per due motivi, perché finalmente con questo accordo Corecom e Rai diamo voce a chi non ha mai avuto voce di potersi presentare per televisione e per radio, a raccontarsi a tutte le associazioni che vorranno, si rivolgeranno a noi, al Corecom, e potranno accedere a questi programmi per poter dire chi sono, cosa vogliono fare e dove vogliono andare. È un protocollo importante, perché è un protocollo che è uno strumento per il sistema democratico, anche un po' forzatamente. Dico questo perché credo che è un momento in cui tutto ciò che caratterizza il nostro modo di funzionare, il modo di funzionare della nostra società e della nostra cultura, che è inclusivo, credo che vada in questo momento valorizzato. Con quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, credo che sia qualcosa che acquista ancora più valore, se vogliamo, di quanto in ogni caso avrebbe.